Backstage da Moschino, è stato 2020, siamo qui con Antonio Sacripante che ha fatto il neo look per questa sfilata. È una sfilata veramente pittoresca, una sfilata che comunque in cui l'arte prende parte, prende sicuramente il piede giusto per la prossima primavera estate, Picasso. Wow. Quindi, come potete ben vedere, ci sono un make-up bellissimo da Kabuki, quindi veramente un artista di altissimo livello, e come anche capelli, insomma, queste tavolozze che si vede girare nel backstage, in cui dipingono i capelli e fanno tutte queste righe un po' non definite. Cosa abbiamo scelto noi? Qual è la cosa più difficile da fare nel mondo nail? Uno smalto rosso, cioè mettere lo smalto rosso e metterlo bene forse è una delle cose un po' più difficili da fare, e quindi hanno, secondo me, l'abilità anche di un nail artist, è quella della precisione, coprire bene tutta l'unghia, arrivare vicino alle cuticole senza toccarle. Ed anche una cosa che utilizziamo anche nelle competizioni, nelle nail impion delle unghie, viene utilizzata l'applicazione dello smalto rosso. E lo smalto rosso deve avere la sua mano ferma, la sua precisione. Quindi io, a dire il vero, farei vedere anche un po' come, insieme a Eugenia, vieni, e farò vedere un po' anche come utilizzare questo smalto rosso sulle unghie. Prima di tutto la cosa principale sarà quella di pulire lo smalto da una parte e conservare la goccia perfettamente dall'altra, premere, avvicinarsi nella zona delle cuticole più che si può, così, dopodiché, arrivato a questo punto, premere il pennello e cercare di coprire la superficie dell'unghia in maniera perfetta. Pazzesco, in un colpo dunque? In un colpo, vedi? Quindi è come cercare di fare questa arte, che per noi la nostra arte è proprio la precisione dell'applicazione dello smalto rosso. Sì, perché fare un quadro di Picasso su un'unghia mi sembra un po' difficile. No, ci si riesce anche, qualche personaggio, perché no? Però questo è bellissimo. Grazie. Grazie mille per la lezione unghie rosse. Lezione numero uno.